Ciao ragazzi, bentornati nella cripta. Oggi parliamo di due film veramente che amo alla follia. Sto parlando di Zeder di Pupi Avati del 1983 e della Casa dalle finestre che ridono del 1976, sempre di Pupi Avati. Sono due film veramente che amo da sempre e oggi facciamo una cosa un po' diversa dal solito. Facciamo due chiacchiere sul film, ma lo andiamo a fare sulle location, che dite? Perché non so se lo sapete, ma la cripta è molto vicina alle location di Pupi Avati, quindi ovviamente non possiamo farle tutte, anche se in passato le avevo viste praticamente tutte, ma facciamo tre location veramente toste e importanti soprattutto per il film. Dai, che andiamo! Ragazzi, siamo sulle location della Casa delle Finestre che ridono. Questa è la location più figa perché è la chiesa, appunto, che contiene l'affresco del Buono Legnani, dove Stefano, interpretato da Capolicchio, va appunto a ristrutturare. Quindi adesso noi non possiamo entrare in chiesa, però se entriamo praticamente l'affresco sarebbe sulla destra. Poi veramente è una figata perché se ci guardiamo intorno è proprio tutto rimasto uguale, cioè sembra veramente di essere nel film. Allora, a livello italiano sicuramente La Casa delle Finestre che ridono è uno dei miei film horror, thriller, gialli, mettetela come volete, preferiti. Soprattutto per l'atmosfera padana che riesce ad immergerti e portarti all'interno del film. Dalla trattoria che sarà la prossima location, a tutte le strade di Comacchio, sono veramente un qualcosa di incredibile. Poi sono bravissimi veramente gli attori, secondo me Lino Capolicchio fa il suo capolavoro, è veramente meraviglioso nei panni del protagonista, meravigliosa la Marzano, sia bella che brava. La cosa bella sono anche tutti gli altri attori, ma anche le macchiette locali hanno veramente un qualcosa di meraviglioso e veramente tutti bravi. Poi chiaramente la storia, quello di partire dal dipinto delle agonie del Buono Legnani ha un fascino veramente, veramente assurdo per me, quindi veramente uno dei miei film preferiti. Poi vabbè, il finale penso che sia uno dei più bei finali che abbia mai visto a livello di cinematografico, sia italiano che non italiano. Un finale che ti rimane impresso per sempre. È un film veramente che adoro, a cui do 10 e lode, è veramente bello. La prossima location che andiamo a vedere comunque è meravigliosa, è la parte della locanda, ma non solo, e lì ci immergiamo veramente nel film, ve ne renderete conto. E per quanto riguarda La Casa delle Finestre che ridono, non ho altro a dire che è un capolavoro assoluto. Ma sono tutti belli personaggi perché ti immerge in un mondo misterioso come pochi altri film riescono a fare. È qualcosa di devastante, bellissimo. Dai, dritti verso la prossima location. Ragazzi, questa è un'altra location super della Casa delle Finestre che ridono. Questa qua è la chiesa dove nel finale appunto Capolicchio entra nella macchina dove poi non trova l'autista che voleva trovare. Però secondo me è una delle location proprio più belle là, che appunto è la locanda. E dove appunto mangia Capolicchio insieme ai suoi amici e parlano un po' di tutto, e è molto bella quella lì perché è ancora proprio rimasta uguale a un tempo. Se vedete là in fondo adesso non ci andiamo troppo vicino perché, però è molto bello perché ci sono ancora proprio i tavoli in legno vecchi come un tempo. La cosa più carina da vedere è quell'insegna là sopra che è rimasta ancora uguale, inquadrata più volte nel film. Che è rimasta ancora identica proprio agli anni 70. Abbiamo anche questo porticato qua che è stato inquadrato più volte e poi c'è anche un posto lì dove appunto Capolicchio insieme al suo amico appunto curvano dietro la casa. Adesso non so se ci possiamo andare perché ci sono troppe finestre, non vorrei che mi arrestassero, però è veramente molto molto bello, soprattutto nella location è veramente ancora rimasto uguale. Oggi abbiamo un cotechino.
poco perché è contro luce, però stiamo proprio allocando. Ora andiamo dritti verso la location di Zeder. Zeder è un altro capolavoro di Pupi Avati, un capolavoro assoluto che anche qua è praticamente inizia tutto da una macchina da scrivere regalata appunto al protagonista, che è Gabriele Lavia, che anche qua fa un capolavoro veramente meraviglioso. E da questa macchina da scrivere appunto Gabriele Lavia trova incuriosito dalla bobina, va a leggere che cosa c'è scritto dentro e trova delle frasi molto misteriose. Si affascina a questo mistero qua e inizia ad indagare, e qua inizia tutta la sua discesa nell'inferno padano, come un po' succede per la casa delle finestre che ridono appunto a Lino Capolicchio. Zeder è un pelino al di sotto della casa delle finestre che ridono, ma è poca roba perché è veramente un capolavoro anche questo. E adesso andiamo a vedere una location veramente meravigliosa, ovvero la primissima casa che vediamo, dove appunto vengono trovati i primi terreni Kappa. Per finirvi di raccontare un po' la trama del film, vi dico che nel film appunto, ma immagino che l'abbiate già visto, ci sono dei terreni Kappa che vengono studiati, che si dice possano fare rinascere i morti, quindi dare la vita eterna. Chiaramente questo è un segreto che non deve essere svelato, e mentre il nostro protagonista, appunto interpretato da Gabriele Lavia, va appunto alla ricerca di questo mistero, quindi si troverà insomma complotti, persone particolari che cercano di farlo fuori, e insomma veramente un film devastante, ma non vi dico di più perché sennò dopo vi rovino la sorpresa se per caso qualcuno non l'ha visto, ma va assolutamente guardato, ragazzi, assolutamente. Adesso andiamo verso la location che appunto sarebbe stata in Francia, a livello cinematografico invece la troviamo proprio nel bolognese. Eccoci ragazzi sulle location di Zeder. Questa qua è la casa, la primissima casa che viene inquadrata nel film, e praticamente teoricamente saremo in Francia, ma in realtà siamo a Viola, nel bolognese, ed è una figata perché oltre all'importanza per quanto riguarda il film, che appunto dove qua trovano appunto il cadavere di Zeder, di Paolo Zeder, trovano i primi terreni Kappa, la cosa figa è che questa casa qua è rimasta ancora uguale a come era ai tempi. È vero che è tutta cadente eccetera, la vegetazione ormai la fa da sovrana, però in realtà è meravigliosa ancora, quindi godiamoci questa location. Mi sposto un attimo, e qua appunto si vedeva proprio il cancello dove entrava la macchina e dove appunto ci sono le prime scene. Eccoci qui, ritornati nella cripta, spero che vi sia piaciuto il nostro viaggetto tra le location di Pupi Avati. È sempre veramente meraviglioso, ogni tanto ci devo andare in quei posti qua perché sono veramente, sembra di essere dentro il film. Spero che vi siate divertiti, soprattutto se qualcuno non l'ha ancora fatto, guardatevi questi due capolavori, sono qualcosa di esagerato. Ragazzi, alla prossima dalla cripta, sperando di fare altre location. Ciao!